Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea dei 4 Joypad e continueremo la nostra avventura con Sborro Pippo. Siamo arrivati, aspetta, com'è che si chiamava il lago fiume ardente? Sì, ho detto tutto tranne quello, il lago ardente. E inoltre dobbiamo anche cercare il nostro caro Horas, che ok, succede roba. Nel frattempo cercheremo di raccogliere più o meno gli oggetti, però per questioni di editing non ci siamo capiti. Pure elettrico è mo. Oh Cristo! Ma sei pazzo? No, tu sei scemo proprio nel cervello, io quella cosa non la faccio mai nella mia vita. Oh che bello, sto per morire. No. Dio Cristo onnipotente! Il trono caverna! Qui, save point. Ma che cazzo fa il muschio purpureo? Devo cercare di superare quell'ammasso di carne là che rotola schifoso. Forse avvicinandoci. Magari. No. Alzo. Le frecce, signori. Aspetta. Devo. Ma serio? Ma da là mi sparano. Stiamo scherzando. Ma rotola, per carità di Gesù, rotola. Pure qui. Oh cazzo! No. Aspetta. Scudo del desiderio? Sì, però ragazzi, cioè non è possibile che devo combattere con un verme gigante. E c'è pure il coso che mi spara le frecce addosso. Ma tipo il verme non si può avvicinare qua, mannaggia lui! Non in quel senso però, non in questo modo. Tutte le fiaschette, sto ancora! Ma che cazzo sei? Aspetta un attimo, ma pare che gli fanno danno. Mi pare che gli fanno danno le balestre. Bevi, dai che abbiamo trovato la tattica. E dai! È morto, ragazzi, è morto il verme. Vai così, è la cosa più stupida. Cioè, in pratica, per ammazzarlo bastava semplicemente farlo colpire dalle stesse frecce giganti e lui schiatta. Mannaggia la miseria, però ci avete rotto un po'. Aspetta, vedo una piccola caverna. Mannaggia alla miseria, ma la volete smettere? Ragazzi, forse abbiamo trovato dove sta Horas, forse, perché evidentemente starà tipo qua giù. Almeno dalla prospettiva che vedevo. Tristezza più avanti. Ok. Speriamo. Vieni qua. No! Non scappare. Qui. Mannaggia ai muri. E qua. Non devi scappare. Bravo. Ora ci siamo. Un altro. Vieni qua, non ti faccio nulla. Ma ne a sti muri, ma perché li avete inventati? Ah, già vero, i muri servono. Pezzo di titanite ed è qua. Aspetta, io controllo per sicurezza, non si sa mai. Ok, raccogliamo gli oggetti prima. Ora inizia il vero scontro. Sì, ma voglio l'oggetto. Maledetti messaggi disgraziati che non ti fanno prendere gli oggetti. Ma te ne rendi conto? Ma che sei? Ma che fuoi? Cosa? Ma scusa, ma perché perché mi attacchi? Sei diventato pazzo. Ok ragazzi, dovevamo salvare Horas, forse? Sai cosa ci fai con quella lancia? Ci tagli le uova. Vieni qua. E vieni qua che ti insegno un po' di educazione. Nella miseria. Abbiamo ucciso Horas e mi sento un po' in colpa per averlo ucciso, porello. Oddio mio, non so per qual motivo l'ho dovuto uccidere. Raccogliamo gli oggetti, ok. Semplici frammenti di titanite. Posso prendere l'oggetto? Posso? Ah! Tutto sto macello per delle pillole gialle.
Mannaggia il c***o. Mezz'ora per prendere un oggetto di m***o, adesso delle pillole gialle. Ok ragazzi, dopo un po' di strada finalmente siamo riusciti a parlare con lei. Vediamo un po' come si svilupperà la storia, mo. Sì, parliamone del lago a sto punto. Miseriaccia! Mi dispiace dirla, ma l'ho martoriato di botte, lo sa, vero? Ok. Cioè, me ne devo liberare, mi sta dicendo, è seria. I will soon head to the lake. Ok. May the flames guide you. Ho l'impressione che quando scoprirà che l'ho mazzato di bastonate non ne sarà tanta contenta. Aspetta. Ma qua. Beh, questa zona in effetti non l'ho mai esplorata. Wow, un altro portone. Però prima vorrei visitare il lago ardente, quindi riprenderò da lì. Questo era il punto dove volevo controllare il boss, presumo. E dai, su però, ce l'ho rotto un po'. Oh. Ah no? No, 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 molto probabilmente sarà un boss. Prepariamoci con la nostra brace. Ok ragazzi, questa volta ho provato a mettere l'anello che mi aumenta la resistenza al fuoco e vediamo un po' se le pilloline ci aiutano nel fight. Ok, più o meno credo di aver capito come funziona il boss. Vediamo se stavolta riesco a evitare tutte le porcate che fa. Ok, vai. 1, 2, 3. Ok, allora sì. Devo cercare di stare attento sia ai meteoriti che a lui. E non è in effetti una cosa da poco. Vai, 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 vai. Ok, allora parlo l'attacco anche se di dietro. Va bene. Parlo anche questo. Un colpetto e poi vai con i meteoriti. Cazzarola, bello pesante da fare sto boss. Arma a due mani, vai. L'ho stordito? No, aspetta. Cosa? Aspetta. Ok, l'ho ributtato giù. Cosa fa? Esplode, mo. Lo sapevo. Vai così. Ti ho fottuto, ti ho fottuto, ti ho fottuto. Sei morto, sei morto. Sei morto. E lo dico con... Muori, cazzo. Finalmente mi hai fregato la prima volta con quella cavola di esplosione. Ma la seconda volta te la puoi ficcare su per il c***o l'esplosione. Dio onnipotente. Finalmente c***o. Accendi quella m***a di cosa lì. E che c***o. Sì, finalmente il falò. Porca miseria, mi ha fatto penare questo boss. Ok. E con 47.000 anime mi sento abbastanza soddisfatto. Questa volta devo dire che questo boss è stato nettamente diverso rispetto agli altri. Perché magari gli altri, non lo so, diciamo, se gli davi qualche colpo perdevano più vita. Oppure c'era qualche marchingegno per levargliene di più. Ma questo è stato proprio combattuto. Cioè proprio devo stare attento, cazzo. Io direi che il video può terminare qui. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi e lasciate anche un bel like. E ci rivedremo al prossimo episodio di Dark Souls 3. Ciao a tutti.